Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Nuovo video dei prodotti finiti del mese. Ovviamente qui ho tutto. Prima di cominciare, non dimenticatevi di iscrivervi qui al mio canale su YouTube, ma anche di seguirmi su TikTok e Instagram per vedere questo make-up. Seguitemi su tutti i miei social. Iniziamo da questi qui, che sono cotoncini struccanti di varie marche. C'è questa marca che trovate da Tigotà. E poi quelli grandi di Cotoneve, sappiate come sempre, se mi seguite da poco non lo sapete, ma se mi seguite da tanto sapete che io utilizzo solo cotoni struccanti grandi, quelli belli grossi, perché con uno praticamente ci faccio metà viso, ok? Quindi tolgo via tutto subito. Poi andiamo avanti. Ho terminato questa crema corpo della Caloderma. Io adoro questa linea di crema. Adesso ho preso quella sempre della stessa linea, però con la confezione marrone, che è quella con l'olio di argan. Le amo entrambe, devo essere onesta, forse questa qui è più cioè è più invernale, secondo me. Quella lì è un po' più estiva, quindi è più leggera e va bene per questo periodo, ma resta comunque molto idratante. Poi vado avanti, ho terminato il mio sapone intimo preferito, ce ne sono due o tre qua dentro, quindi inutile farvi vedere. Comunque è quello della Neutromed. E in questo caso appunto è purezza micellare. Prendo questo oppure tollerabilità, dipende. Li pago sempre molto poco perché da Tigotà sono sempre in sconto tipo a 99 centesimi e io mi ci trovo davvero bene. Poi vado avanti. Ho terminato il mio matto shampoo della Ultra Dolce, quello appunto agli oli meravigliosi Argan e Camelia, di cui adoro il profumo di tutta la linea. E poi mi lasciano proprio i capelli veramente bellissimi e morbidi. Poi ho terminato il balsamo della Pantene, che io adoro, che è quello rigenera e protegge con la cheratina, Pro V, eccetera. Tutta la linea io l'adoro, utilizzo sia il balsamo che la maschera. Poi ho terminato il mio amato bifasico della Nivea. Ovviamente ho già la super scorta di là perché non posso vivere senza. Ve lo consiglio perché strucca benissimo tutto senza andare a strofinare troppo. Poi ho terminato questa BB cream di Garnier, ho già ricomprato l'altra, già lo sto utilizzando. E mi piace molto, questa è quella per pelli miste, però appunto c'è anche quella per pelli, diciamo, idratante, per pelli secche o mi sembra tutti gli altri tipi. Comunque questo qua è per pelli miste, mi trovo molto bene. Super low cost, costa 6 euro, 7 euro, dipende dove la comprate. Poi ho terminato il mio matto siero illuminante di Sephora, della linea appunto Sephora Skincare. E questo qua è appunto un siero illuminante che contiene vitamina C, vitamina E, è fatto al 97% con ingredienti di origine naturale, quindi è un prodotto ottimo che compro e ricompro. Purtroppo della stessa linea, cioè purtroppo io della stessa linea utilizzo anche il contorno occhi, ma purtroppo al momento è sold out, quindi sto attendendo che ritorni perché io non posso vivere senza. Poi ho terminato il mio amato cancelletta di Maybelline, lo sapete che adoro questo correttore. Adesso ne sto usando altri, ho già la scorta, ma non l'ho aperto perché sto usando ovviamente quelli aperti. Poi ho terminato la mia amatissima matita di Benefit, la Precisely My Brow Pencil. Ovviamente ho già la scorta anche di questa perché senza non posso stare. Adoro perché appunto è super super fine, come sapete adesso la mina non c'è, però la mina è molto fine, automatica, mi piace un sacco il pack. Io di solito compro la numero 4, come potete vedere, e poi dall'altra parte ha il suo spazzolino, diciamo, per pettinare le sopracciglia, mi piace moltissimo. E poi andiamo avanti. Questa maschera è una maschera della linea Sephora ed è una maschera per notte per le labbra. Purtroppo, come vedete, è intatta e la butto perché assolutamente non mi è piaciuta. Molto disgustosa come gusto, fragola, ma proprio all'ennesima potenza, cioè proprio al disgusto. Anche questa, però, è fatta come il siero al 97% con prodotti di origine naturale, quindi comunque tutta la linea è fantastica della Skincare Sephora, niente da dire. Questa maschera in particolare, purtroppo, a me non è piaciuta, è molto appiccicosa, insomma, non sono mai riuscita a usarla bene e quindi la butto via anche perché ce l'ho da un po'. Poi, ultimo prodotto, allora, questa maschera dell'HQ, che è una maschera detox di quelle in tessuto, che avevo preso. Dove l'avevo presa?
L'avevo presa, ah sì, l'avevo presa da Attiguità, ma se non sbaglio c'è anche da Acquestapone. Mi era piaciuta molto questa qui e dovrebbe essere tra quelle nuove ed è appunto per pelli normali miste, anche questa qua al 97% fatta con ingredienti di origine naturale, è vegana e appunto il 41% di idratazione. Allora, effettivamente, siccome appunto contiene aloe vera, devo dirvi è super super idratante, rilascia la pelle bellissima e stramorbida, bella luminosa, quindi va a dare quell'effetto esfoliante che dà di solito l'aloe. Se devo essere onesta, l'unica cosa che non mi è piaciuta è che colava, però per il resto devo essere onesta, cioè devo essere sincera, è una maschera veramente spettacolare per il costo che ha. Poi ho conservato dei campioncini, ma non perché io ami farvi vedere i campioncini, ma perché di solito quando sono prodotti validi ve li faccio vedere. Allora, il primo è questa crema di Sisley. Allora, questa qui costerà tipo 200 euro, se non sbaglio, comunque tantissimo. Si chiama L'Integral Anti-Age Jour et Nuit. Quindi è una crema che, vabbè, spendete quello che spendete, comunque è una crema per sia giorno che notte. Allora, l'avevo conservata perché avevo detto, se visto il costo che ha questo prodotto, se mi piace o non mi piace, devo assolutamente dirlo alle persone. Allora, a me non è piaciuta. È anche vero che forse è una crema per pelli molto age, cioè nel senso probabilmente da anche dai 50 a 60 in su, perché è stra grassa, stra idratante, sì, ma molto molto grassa, quasi impossibile da avere su, cioè lascia proprio la patina, quindi a me non è piaciuta per niente. Poi prodotti che invece ho adorato, adorato e prima o poi prenderò magari con l'inverno, però soprattutto il balsamo. Sono questi due della linea di Clarins. Voi sapete che io adoro Clarins Skincare, utilizzo sia la crema giorno che la crema notte. Mi piacerebbe comprare un siero anche più avanti, ma diciamo che resto fedele al mio Advanced Night Repair, scusatemi, di Estée Lauder, che secondo me è fantastico, però mi piacerebbe provare anche i loro sieri. Al di là di questo, una è l'Extra Firming Energy Glow Plus con Glow Plus Complex, quindi è una crema illuminante da giorno che contiene pesca, è nuovissima questa qua e mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro ha un colorito rosa che quindi va anche a risvegliare un po' la pelle, quindi la luminosità della pelle e il colore. E l'altro c'è scritto di usarli in realtà in combo, ma secondo me, allora, a me è piaciuta molto la combo, con tutto che è una pelle molto grassa, forse per il periodo caldo che adesso non è proprio l'ideale, magari utilizzerei solo la crema, però in un inverno probabilmente utilizzerei entrambe. Ed è appunto il balsamo Flash. Questo qui c'è scritto che appunto contiene estratto di acerola. È un balsamo illuminante. Diciamo che è consigliato perché ha l'effetto tensore, quindi quando lo andate a mettere sentite proprio la pelle che fa. A me è piaciuto, veramente la combo mi è piaciuta tantissimo. Un prodotto che invece si riconferma tra prodotti che non mi piace, l'avevo già testato in campioncini, quindi posso essere, cioè nel senso adesso posso dirvelo al 100% che non mi piace, ma non perché non va bene per la mia età, proprio come prodotto, è il loro Double Serum. Questo siero è famosissimo di Clarins, contiene appunto i lipidi, un sistema di lipidi, quindi comunque che va tantissimo a idratare, e la curcuma. Allora, è fatto, vedete, da due parti, c'è cioè una parte più gialla e una parte più trasparente e vanno mescolate e anche nel barattolino, io l'ho visto dal vivo, è fatto in questo modo. A me questo siero non piace, non mi piace l'odore, è molto grasso, molto oleoso, vi lascia la pelle oleosa, quindi probabilmente per il mio tipo di pelle sicuramente non è adatto, ma anche la profumazione è troppo forte, quindi purtroppo lo boccio. Questo era tutto ragazzi e ragazze per il video dei prodotti finiti di maggio, spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, alla prossima, ciao!